presentazione ufficiale presso un noto locale di Vasto, del Vasto United, del presidente Di Tullio. Quest'anno una società che punta a ripetersi, a migliorare la stagione positiva dell'anno scorso, che comunque vi ha arricchito a livello di bacheca, perché lo ricordiamo, avete vinto la prima edizione della Coppa Provincia di terza categoria. È mancata solo la ciliegina sulla torta, che magari può arrivare quest'anno. Sì, esatto, buonasera a tutti. Oddio, le premesse ci sono tutte quante, perché comunque siamo partiti l'anno scorso e abbiamo fatto veramente una grande rimonta, una grande scalata, e abbiamo lottato fino alla fine. Poi purtroppo è chiaro che, come ogni partita ha la sua storia, e siamo arrivati lì a un passo, però ecco, diciamo, per noi, per tutti quanti noi è stata come una vittoria, e adesso quest'anno ci ripeteremo. Le premesse non mancano, abbiamo allestito una grande squadra e quindi ci confronteremo, insomma, con tutti quanti, e anche perché sarà anche un bel campionato, perché si sono aggiunte altre squadre, quindi ci sarà una grande e forte competizione fino alla fine. E quindi, in poche parole, siamo qui, siamo pronti. Questa sera abbiamo fatto la presentazione ufficiale con tutta la squadra, e quindi, insomma, come buon auspicio, buon inizio. E possiamo solo fare bene, sempre nel rispetto di tutti quanti, e insomma, un grande in bocca al lupo a tutti e forza Vasto United. È molto importante quest'anno l'arrivo di altri dirigenti, perché serve molto avere una società solida alle spalle. Sì, in effetti praticamente abbiamo inserito un nostro nuovo dirigente, Mattia Bucci, che è il direttore dell'area tecnica, che ha curato praticamente nei minimi dettagli, insieme con gli altri ragazzi, la valutazione e l'acquisto di alcuni elementi che sono stati inseriti nella rosa. Abbiamo anche il preparatore dei portieri, Nicola De Filippis, in cui praticamente nella fase di allenamento abbiamo proprio la suddivisione, proprio anche proprio a livello tipo professionismo, dei portieri che vengono allenati da un allenatore e la squadra viene allenata dal nostro allenatore. Tutto veramente si sta procedendo veramente nel modo giusto, e stiamo veramente facendo belle cose. Adesso vi aspetta la presentazione del calendario, che ci sarà lunedì prossimo, e poi si comincia. Sì, lunedì 24 ci sarà la presentazione dei calendari, come ogni anno di consueto, della terza categoria, e adesso vediamo se inizieremo il 29 o il 30, perché c'è qualche squadra che anticipa il sabato. E niente, adesso dalla prossima settimana tocca a noi, quindi aspettiamo e continuiamo sempre a lavorare, a stare concentrati, e tutto qui. Tante novità quest'anno per il Vasto United, che dopo la beffa dell'anno scorso, culminata con la sconfitta ai playoff con il Perano, torna con obiettivi bellicosi e torna con il mister Massimo De Ninis, che tanto bene aveva fatto l'anno scorso. È mancata solo la ciliegina sulla torta, che potrebbe essere messa quest'anno, mister. Allora, il fatto di partire, come dicono in tanti, tra le favorite, potrebbe essere un'arma a doppio taglio, in quanto è vero che dà degli stimoli, però dà anche qualche responsabilità in più. Di solito io dico sempre che le squadre che partono tra le favorite a volte riescono a fare un buon campionato, a volte no. Quindi, ripeto, sta tutto a noi adesso dimostrare tutto ciò che si dice in giro, però, come dico ai ragazzi, è sempre il campo che giudica, che fa da giudice, insomma. Ci sono diverse novità quest'anno in prima squadra, tra le più importanti? Adesso approfitto anche per ringraziare la società per il grande sforzo che ha fatto quest'anno. Diciamo che l'ossatura l'ha mantenuta, e in più ci ha regalato di nuovo Gianmarco, che comunque Bozzelli, che non era nostro, era di proprietà del Vasto Marina, e quindi siamo riusciti a farlo tornare con noi, e in più ci ha regalato Cristian Di Laudo, che è un ragazzo che ha sempre giocato a categorie superiori. Però adesso fare questi tanti nomi non mi va, perché sennò poi rischio di lasciarne qualcuno, non mi sembra giusto. Però diciamo che questi due sono quelli che
sicuramente potrebbero giocare tranquillamente in categorie superiori, che non farebbero brutte figure sicuro. È più un vantaggio essere la favorita del campionato secondo gli addetti ai lavori, o è meglio viaggiare a fari spenti? Secondo me è meglio viaggiare a fari spenti, perché quando parti con queste priorità, con questi obiettivi qua, soprattutto per gli altri, perché io ripeto sempre, noi siamo la squadra dell'anno scorso, la società si è impegnata a migliorarla, la squadra, però quando hai questi aggettivi addosso, poi si sa che l'avversario si carica sempre di più. Però, come dico sempre, deve essere anche uno stimolo per noi cercare di confermare ciò che si dice fuori, insomma. Fioraldo Mustafa è ancora una volta nella duplice veste di dirigente e di calciatore della prima squadra del Vasto United. Quest'anno pochi ritocchi rispetto all'anno scorso, in cui avevate rifatto da nuovo la squadra, però ritocchi importanti. Quali sono i principali? In primis volevo ringraziarti per la presenza e ringraziare il Modè, che ci ospita oggi per la presentazione della squadra. E ritornando al discorso, diciamo, dei nuovi innesti, che comunque li abbiamo presi, diciamo, pochi ma buoni, anzi buonissimi per la categoria, e a parte che abbiamo riconfermato la grossa ossatura che avevamo, che giustamente hanno avuto richieste migliori e di categorie superiori, ma sono rimasti grazie a quelle che hanno fatto l'anno scorso, e quest'anno voglio migliorarsi. Abbiamo preso dei ragazzi calcisticamente, diciamo, di categorie superiori, perché l'obiettivo della società e della squadra è quello di fare molto meglio dell'anno scorso, e ci stiamo provando, ci stiamo allenando per questo, e ci riusciremo, dai, piano piano. Volevo concludere il discorso con te parlando dei campi, perché quest'anno sono aumentate le squadre a Vasto, quindi si sono anche un po' ridotti gli spazi. Sì, quest'anno ne siamo 15 invece di 11, e i campi sì, ne sono tanti, qualcuno pure è abbastanza lontano, però abbiamo anche qualche derby, diciamo, in più quest'anno, significa giocare una volta in più in casa nostra, perché alla fine tutte e due le squadre di Vasto si allenano alla Ciano 67, giocano lì, e perciò per noi è un campo in più. Una favorita secondo te, oltre a voi? Questa è una bruttissima domanda, perché la risposta può avere delle brutte, diciamo, vicende, controindicazioni, come si dice. Allora, io dico noi, ma solo perché credo in quello che vogliamo fare, credo in noi, credo nel lavoro svolto quest'estate da me e i miei colleghi, credo nelle persone in cui abbiamo chiamato quest'anno, e credo ancora di più nelle persone che sono rimaste, perché a parte calcisticamente sono delle persone umane, perlomeno il fattore umano è molto importante, sono molto, molto ragazzi intelligenti, e sanno che quest'anno sarà dura, sì, perché comunque le squadre favorite, tra virgolette, ne sono più di una secondo me a sto punto. Però noi siamo in mezzo a quelle che possono dar fastidio e, diciamo, pensare di vincere il campionato. Dai, noi ci pensiamo e ci proviamo soprattutto. Capitano Reggiacorte, che cosa ha detto quest'anno ai compagni nella presentazione della squadra? Ho detto ciò che ci deve spingere a lottare quest'anno. Stiamo continuando per migliorare, noi cerchiamo di anno in anno di costruire qualcosa che possa permetterci di migliorare e a crescere. Diventa problematico quando vinci la Coppa, fai secondo in campionato e vinci i playoff del tuo girone perdendo soltanto la finalissima con l'altro girone, diventa difficile migliorare, nel senso che di alternative ne abbiamo poche, quindi quest'anno non ci nascondiamo, partiamo per vincere e faremo di tutto per portare a casa il risultato che è alla nostra portata. Ho detto al mister, è meglio viaggiare a fari spenti oppure con i dichiarati obiettivi di essere la favorita? Ma questo credo che dipenda anche dai punti di vista, di come si possono vedere le cose.
io guardo i miei compagni, guardo ciò che abbiamo fatto l'anno scorso e ciò che abbiamo costruito l'anno scorso in mezzo a mille difficoltà. Guardo quello che quest'anno la società è riuscita a fare in estate, portandoci gente di categoria anche superiore a questa, e quindi personalmente parto col presupposto di provare a vincere questo campionato assolutamente. E siamo con il bomber di Ninni, quest'anno chiamato anche a fare da chioccia ad altri compagni nuovi, anche se ci sono compagni probabilmente che hanno la stessa età sua, però lui è uno dei più esperti della squadra. Ma diciamo che quest'anno stanno parecchi ragazzi giovani, 20, 21, 22, c'è Gerardo che invece è più o meno coetaneo, però siamo pochi diciamo, i giocatori con di età avanzata, quindi penso che questa è una buona cosa, perché portare comunque ragazzi giovani al campo è sempre buono, sia per noi come squadra e sia per levarli comunque dalla strada. Voi partite con i favori del pronostico, è un bene o un male secondo te? Ma su questo non sono d'accordo, mi trovi in disaccordo completo, perché penso che non siamo la squadra favorita, perché quest'anno la terza categoria ritorna ai vecchi tempi, cioè nel senso che tornano squadre di arcigne come Mondazzoli, Palmoli, che ha sicuramente una storia non indifferente, al quale io sono anche legato, perché essendo comunque i miei familiari comunque provengono da là, e ci sono tante squadre agguerrite, come per dirti la Provasto, che penso che secondo me è una delle squadre favorite per questo campionato, anche perché conoscendo Antonio, che cioè comunque un allenatore vincente, non penso che fa una squadra per non vincere, cioè comunque ha fatto una squadra per vincere. Noi sicuramente dopo l'anno scorso ci presenteremo agguerriti, cioè nel senso non daremo niente a nessuno, però non siamo sicuramente la squadra favorita.